Quinta edizione della Coppa Dino Bianchi, settima Coppa Enzo Perrone, quinta edizione del trofeo Città di Cecina. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo giovanile, le immagini che state vedendo vi giungono da Cecina, città sulla costa della Toscana, per questo appuntamento classico del mese di maggio con la categoria giovanissimi. Una bella giornata di sole per l'organizzazione firmata da Dilvo Lotti, il presidente della ciclistica Marina di Cecina, una organizzazione ormai che è affiatata e pronta a organizzare ogni anno sempre più manifestazioni, una squadra molto attiva dal punto di vista organizzativo. Stiamo vedendo le immagini che si riferiscono alle fasi iniziali della giornata, un pomeriggio di ciclismo giovanile. Ricordiamo che sono in scena i ragazzi con età compresa tra i 7 e i 12 anni, quindi categorie G1, G2, G3, G4 e G5, gli atleti della Coltano Grube nelle fasi pre-gara che stanno provando il percorso, un tracciato di 800 metri da ripetere più volte a seconda della categoria. Si parte con due giri per i G1, quindi 4, 6, 8, 10, 14 invece saranno le tornate che dovranno affrontare gli atleti della categoria G6. Tutto è pronto per la partenza della prima prova di giornata. Gli atleti hanno già misurato i rapporti e si stanno disponendo sulla griglia di partenza per questa gara che vede gli atleti maschili e femminili delle categorie G1. Tutto è pronto per il via. Ed eccoli qua i ragazzi della G1, una categoria che, come dicevamo, hanno un'età di 7 anni. È la prima categoria del ciclismo per la Federazione Ciclistica Italiana. Vediamo partenza subito a tutta, infatti gli atleti concluderanno la gara dopo due giri. Intanto un ringraziamento alla Confcommercio della sezione di Cecina. Stiamo seguendo proprio i ragazzi. Vediamo nelle prime posizioni proprio Emma Franceschini del Velo Club La California, una delle ragazze al via. E poi il gruppetto degli atleti che si è già notevolmente allungato. Partenza, come dicevamo, a tutta in queste categorie. Anche il giudice di arrivo è pronto per andare a redigere l'ordine di arrivo. Ricordiamo anche il contributo dell'azienda Dino Bianchi. E tutto è pronto per il finale. Vediamo una maglia del Velo Club Coppi Lunata Altopack. Si tratta di Gabriel Del Cardo che precede nell'ordine Matteo Arrigoni, Matteo Chiocchiola, Sebastien Marginot e Monti Tiziano. Tra le ragazze, il successo di Angelica Coluccini dell'Unione Ciclistica Donoratico davanti a Emma Franceschini della California, terza Ginevra Di Girolamo, quarta Anna Serni. Questo quindi l'epilogo della prima gara di giornata, quella riservata alla categoria G1. Abbiamo quindi già completato le due classifiche e gli appassionati si stanno già preparando per la seconda gara di quest'oggi, quella riservata alla categoria G2, partecipazione numerosa nonostante il tempo sia stato incerto fino all'ultimo, un po' di pioggia in mattinata, poi nel pomeriggio invece tutto si è risolto per il meglio con il circuito asciutto e quindi è perfettamente regolare per quanto riguarda lo svolgimento delle manifestazioni. Partono anche gli atleti della categoria G2, lasciano quindi la zona dell'ordine d'arrivo. Abbiamo intravisto Roberta Santini, vicepresidente del Comitato Provinciale di Livorno della Federciclismo. L'andremo a sentire nelle interviste al termine della gara. Abbiamo subito visto l'allungo di Alessio Anguillesi del gruppo sportivo Butese, che ha guadagnato subito un bel vantaggio nei confronti dei suoi compagni di avventura. E intanto si susseguono i passaggi di fronte alla nostra telecamera. Suona la campana anche per i ragazzi della categoria G2, quindi inizia l'ultima tornata di questo circuito, gli ultimi 800 metri prima della conclusione, con Anguillesi ancora in testa, mentre Terigi insegue in seconda posizione con la maglia del Velo Club Coppi di Lunata Altopack. E noi a questo punto ci prepariamo ad applaudire tutti. Abbiamo visto anche Puccini della Mobilieri transitare davanti alla nostra telecamera. Dicevamo, stiamo per applaudire il vincitore e la vincitrice della categoria G2.
New Service Chef, la Mollica Caminetti, Dino Bianchi sono alcuni degli sponsor vicini all'organizzazione. Eccolo qua, quindi Alessio Anguillesi, gruppo sportivo Butese, vince la prova della G2 davanti a Martino Terigi della Coppi di Lunata. Terzo è Filippo Piacenza della Donoratico. Vediamo proprio il corridore che precede di poco Davide Buffalini della Cologno. Le quinto Alessandro Puccini della Ciclistica Mobilieri Ponzacco. Tra le ragazze il successo di Allegra Orsini dell'Unione Ciclistica Donoratico. E noi continuiamo con la nostra sintesi, ci portiamo verso la categoria G3 che è già disposta sulla griglia di partenza. Vediamo i ragazzi della Fottano Group e del Velo Club Coppi di Lunata del gruppo sportivo Butese e le altre formazioni che sono alla via. Anche le maglie dell'UC Donoratico, della Mobiliare di Ponzacco, queste sono le formazioni che schierano alla via gli atleti nella categoria G3, anche i ragazzi e le ragazze del Velo Club La California. Tutto è pronto, le ultime raccomandazioni da parte della giuria ai ragazzi che dovranno compiere 6 giri del circuito di 800 metri, quindi si va crescendo con il chilometraggio. Circa 5 km per loro quest'oggi. Partiti i ragazzi e noi ci spostiamo sul traguardo dove sta per avvenire il passaggio. Vediamo le maglie della Butese in testa al gruppetto. Qui ovviamente, essendo un chilometraggio maggiore, i ragazzi tendono ad amministrare di più le proprie energie nel corso della gara, a differenza di quello che è avvenuto nelle prime due gare, dove invece abbiamo assistito a partenze a tutta. Tre tornate alla termine, sono ancora i ragazzi della Butese in seconda posizione. Invece vediamo Thomas Del Frate della Coppi Lunata Altopack. Si allunga il gruppo dei pretendenti al successo nella gara riservata alla G3. Intanto gli altri ragazzi ne approfittano per divertirsi in attesa oppure subito dopo la propria gara. Ultimo giro, suona la campana quindi per i ragazzi della categoria G3, il gruppetto forte di una decina di unità si andrà verosimilmente a giocare il successo e vedremo se sarà volata o meno. Tutto è pronto sul rettilineo finale dove il pubblico, sempre numeroso nelle gare giovanissime, è pronto ad applaudire il vincitore e la vincitrice della categoria G3. Tra i ragazzi abbiamo visto il successo di Thomas Del Frate, Coppi Lunata Altopack, davanti a Matteo Creatini, Donoratico. Terzo Flavio Venomi, Velo Club La California. Quarto Matteo Anguillesi, gruppo sportivo Butese, davanti al compagno di squadra Alberto Antonino Cavallaro. Tra le ragazze il successo di Beatrice Bertolini del gruppo sportivo Butese, davanti a Giorgia Sartorio della Coltano Grube Costruzioni. E siamo passati alla categoria G4, già schierata in griglia di partenza. Aumentano anche i partecipanti, aumentano i chilometri. 8 tornate per questi ragazzi del circuito, che è sempre lo stesso, misura 800 metri. Partono al fischio del giudice in questo istante i ragazzi della categoria G4, ragazzi e ragazze, perché ci sono anche due atlete della categoria G4 femminile in questa batteria. E tutto noi intanto con le immagini. Mentre dicevamo, tutto perfettamente controllato, organizzato in perfetta sicurezza da parte della ciclistica Marina di Cecina. Quando siamo ad un passaggio dei ragazzi della categoria G4, il plotone si mantiene compatto, come vedete da queste immagini. Pochissimi sono coloro che hanno perso contatto e per il momento nessuno prova ad allungare nei confronti del resto del gruppo. Quattro tornate alla termine con il gruppo. Immagine eloquente questa che occupa l'intera sede stradale. Fase di studio quando siamo a metà gara per quanto riguarda la categoria G4. Fase di studio per i ragazzi di questa categoria. Siamo praticamente negli ultimi 3 km di gara, con il gruppo che è segnalato ancora compatto. Andremo a vedere se ci sono state variazioni. C'è un allungo di un atleta della Coltano Grube. Leggerissimo margine di vantaggio per Federico Savino, ma il plotone è davvero vicinissimo, quindi ancora molto indecisa la situazione in questa
fase finale della gara riservata agli atleti ed alle atlete della categoria G4. Suona la campana, iniziano l'ultimo giro, quindi gli ultimi 800 metri di gara ancora a lunghi di altri atleti, ma il vantaggio è davvero minimo. A questo punto direi che possiamo aspettarci una volata, a meno che qualcuno non provi ad evadere nell'ultima tornata di questa gara riservata alla categoria G4. Noi siamo già pronti sul traguardo con le nostre telecamere per andare ad immortalare la vittoria con questo allungo poderoso di Federico Savino della Coltano Grube, che vince ed alza le braccia al cielo davanti a Marco Serni della Donoratico, quinto, e Thomas Staccioli della Coltano, quarto, Francesco Menghi, California, quinto, Roberto Sodini della Coltano Grube Costruzioni. Tra le ragazze sottolineiamo il successo di Alessia Paccalini della Coltano Grube davanti alla compagna di squadra Martina Stefanucci, e siamo con le immagini alla categoria G5, penultima gara di giornata questa, infatti ci sarà la categoria G6 a chiudere questa quinta edizione della Coppa Dino Bianchi, settima Coppa Enzo Perrone, quinto trofeo Città di Cecina. È presente l'assessore allo sport del comune di Cecina, sempre vicino agli organizzatori, è presente tra gli altri Luca Casini, presidente del comitato provinciale di Livorno della Federciclismo, insieme al vice Roberta Santini. Partiti i ragazzi della categoria G4, per loro 10 giri in programma, quindi 8 km per l'esattezza per questi ragazzi, che come vedete si stanno studiando molto in questa fase. Qualche allungo adesso con le maglie della Butese, che provano a forzare i tempi dopo appena un giro di gara. Come vedete il gruppo si allunga specialmente nel rettilineo del traguardo, è lì che è assiepata anche la maggior parte del pubblico. Un atleta in leggero margine di vantaggio, il gruppo a questo punto viaggia in lunghissima fila indiana. Queste immagini ci testimoniano come la velocità sia notevolmente aumentata rispetto a qualche giro fa, in cui il plotone viaggiava largo occupando tutta la sede stradale. Sono ancora le maglie della Butese nelle prime posizioni a tentare l'allungo. Si è ridotto notevolmente il gruppo degli atleti che compone il grosso. Alcuni hanno perso contatto, sono ancora presenti delle ragazze in questo drappello. Infatti sono 4 le ragazze alla via, in rappresentanza del gruppo sportivo butese del Velo Club alla California. Eccoci ancora con gli atleti della Mobilieri che provano a forzare i tempi. Si è ridotto, c'è stata una notevole selezione nel gruppo. È una giornata primaverile, nonostante in mattinata qualche goccia di pioggia stava per rovinare la festa agli organizzatori. Non è stato così, tutto è andato per il meglio e alla fine il Memorial Enzo Perrone Coppa Dino Bianchi trofeo Città di Cecina si è svolto nel migliore dei modi. Gruppo che si ricompatta e si rallenta nuovamente l'andatura. Questo testimonianza che ormai siamo in una fase di studio. Noi ci portiamo sul traguardo. Ricordiamo ancora il contributo della Mollica Caminetti. Suona la campana per quanto riguarda il gruppo. Come vedete, fase di studio negli ultimi 800 metri di corsa per questi ragazzi della categoria G4. Da seguire anche la gara della categoria femminile G4, dicevamo 4 ragazze alla via. E tutto è pronto per la conclusione. New Chef Service, Vanni Pierino, Calcestruzzi sono altri dei partner dell'organizzazione. Intanto vediamo la volata bellissima di Tommaso Panicucci della Donoratico davanti a John Barbieri della Butese, terzo Dimitri Gori della Coltano, quarto Matteo Leporini Butese, quinto Marco Bertini della Coltano, seguono Cafferri, Venomi, Biagioni, Simoncini e Junninger. Per quanto riguarda invece la categoria femminile, il successo di Florina Elena Grigoras della Butese davanti a Melissa Nannini della California, terza è Sara Solferino della Butese, quarta Zoe Ceccanti del Velo Club La California. Ultima gara in programma quest'oggi, quella riservata alla categoria G6, tutti già schierati, ragazzi che compieranno nel 2014 o hanno già compiuto il 12° anno di età e che il prossimo anno saranno protagonisti nella categoria esordienti. Si parte e si va verso i 14 giri che dovranno affrontare,
questi atleti, gruppo compatto dopo un giro di gara con le maglie della Coltano Grube nelle prime posizioni, transita sotto lo striscione di arrivo al contagiri che segna 13 giri alla conclusione. I ragazzi della categoria G6, gruppo che si mantiene compatto anche dopo 5 giri di gara. Nessuno prova ad allungare. I ragazzi della Butese stanno controllando la situazione. Vediamo anche le ragazze in corsa, posizionate nella parte centrale del gruppo. E qualche atleta sta perdendo contatto, ma è ancora molto numeroso il drappello degli uomini al comando. Quando transita nuovamente davanti alla nostra telecamera per un ulteriore passaggio, con il gruppo che continua a mantenersi compatto. E quindi niente da segnalare per il momento in questa gara della categoria G6. Ancora il plotone che transita in tutto compatto. Lo vediamo in questa immagine, a questa curva a destra. Quattro curve a destra per quanto riguarda la planimetria del circuito. Tanto adesso c'è stata un po' di vivacità in questa tornata. Avete visto il plotone come si sia allungato rispetto a qualche istante fa. Allunghi che adesso iniziano a farsi più seri, in quanto ci stiamo avvicinando alla fine della prova riservata alla categoria G6. E quindi a questo punto iniziano a giocarsi il successo i ragazzi. Noi ci spostiamo sul rettilineo del traguardo, dove tra poche tornate si concluderà anche l'ultima gara di questa Coppa Dino Bianchi, giunta alla quinta edizione, settima Coppa Enzo Perrone, quinto trofeo Città di Cecina. Gruppo che si è selezionato notevolmente, qualche atleta che si ferma per una rottura della catena. Purtroppo questa è sfortuna per questi ragazzi, che ovviamente non hanno l'assistenza meccanica in corsa, e quindi per questo ragazzo tanta sfortuna sarà per la prossima volta. Noi ci prepariamo per la conclusione. Il plotone è allungatissimo adesso, ci stanno provando in due, ma hanno un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Qui invece sono i ragazzi che hanno perso contatto dalla testa della corsa, e noi ci prepariamo davvero a vivere a questo punto la conclusione. Vedremo se i due ragazzi che erano leggermente avvantaggiati, ma stavamo parlando di una decina di metri, non di più, riusciranno a concludere la prova, oppure se sarà volata di gruppo. Tutto è pronto per l'epilogo della gara riservata alla categoria G6. Partito lo sprint con l'atleta della Costa Etrusca, Flavio Santucci, che batte Gabriele Del Corso della Butese. Paolo Cecola della Coppi è terzo, Federico Morriconi della Coltano Grube è quarto, Gregorio Butteroni del Velo Club La California conclude in quinta posizione. Tra le ragazze, il successo di Lara Scarzelli della San Miniato davanti a Martina Bufalini della Colognolo, e terza Caterina Fuselli del Velo Club La California, quarta del Sarto della Coppi Lunata, quinta Bertolini della Butese. Concluse le gare, non ci resta che andare ad ascoltare le interviste agli organizzatori nel dopocorsa. Roberta Santini, vicepresidente del Comitato Provinciale di Livorno della Federciclismo, quest'oggi presente ad onorare questa tradizione della ciclistica marina di Cecina. Attenzione al mondo giovanile, questa squadra ne ha fatto un motto e il comitato non può che supportarla. Infatti, anche oggi sono qui presenti a questa corsa di Dilvolotti, come ogni anno, e che ha visto numerosi bambini, e nonostante Dilvo quest'anno abbia un po' rimpicciolito la sua rosa di piccoli corridori, però devo dire che è stata una corsa ben riuscita, e quindi un elogio a Dilvo e a tutti i suoi collaboratori. Enrico Cerri, presidente dei veterani dello sport di Cecina, quest'oggi era una gara di ciclisti in erba, di giovanissimi, però il connubio tra veterani dello sport e ciclismo giovanile e sport giovanile è forte, perché questi sono i futuri campioni. Io sono d'accordo con voi e sono qui molto molto contento per ricordare Enzo Perrone, presidente che purtroppo è morto tragicamente durante una manifestazione ad Arezzo, ed è encomiabile lo sforzo di Lotti, di Dilvo, che ogni anno si prodiga per queste iniziative, queste manifestazioni che sono il futuro,
sono il futuro del nostro sport. Noi siamo portatori di valori, di ideali che soprattutto nel ciclismo hanno bisogno di attecchire e debbono attecchire soprattutto nelle giovani generazioni. Noi ci mettiamo tutto l'impegno e speriamo che qualcosa nel tempo possa rimanere a futura memoria, perché riteniamo che ci debba essere uno sforzo che ad esempio un grande dei veterani dello sport, Renzo Bardelli, ogni anno a Pistoia e anche prossimamente lo farà a Pistoia in memoria del fratello. Il Memorial Bardelli è una delle iniziative più importanti che ci onora di poter far parte di questa grande associazione che è l'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport. Quindi crediamo che anche quest'anno, nonostante il tempo, tutto si sia svolto nel migliore dei modi e speriamo che il prossimo anno sia ancora meglio. Grazie. Manuela Tanagli del Mama Caffè quest'oggi ha ospitato i tanti ragazzi che sono venuti, li avete accolti, li avete riforniti con succhi di frutta, con delle pizze. È sempre piacevole essere riempiti da una così bella gioventù che fa questo sport. A voi vi lega soprattutto una grande amicizia con Dil Volotti e il suo gruppo. Sì, senz'altro, una grande amicizia ci ha permesso di partecipare a questo grande evento, lo ringraziamo in tutte le maniere. E diamo l'appuntamento al prossimo anno. Al prossimo anno. Dil Volotti, presidente della ciclistica Marina di Cecina, quest'oggi graziati dal bel tempo, qualcuno aspettava la pioggia, alla fine la gara si è svolta regolarmente, tanti partecipanti, uno sforzo organizzativo che ormai va avanti da anni, un circuito collaudato, è l'inizio di una stagione organizzativa. Sì, questa è la prima che si fa, oggi grande paura tutto il giorno e poi ci ha graziato davvero il tempo. Comunque ora si sta arrivando le nuvole, ma la corsa è fatta, mi sembra che non è successo niente. Avete visto, anche oggi è stata una bella festa. Senti, questo è il primo di tanti impegni organizzativi che vi aspettano nel corso dell'anno, non solo ciclismo agonistico, anche educazione per i ragazzi. Sì, quello è come tutti gli anni, si va nelle scuole e anche quest'anno ho ancora diversi impegni da portare avanti. Poi ci sono altre manifestazioni, quindi non soltanto con la federazione, ma si va anche nelle piazze, alle gincane, nei paesi, alle fiere, quindi la cosa è abbastanza consistente. Un ringraziamento dovuto a chi ti supporta, ai tuoi collaboratori e agli sponsor che vi sono a fianco. Sì, ora non le rammento tutti perché qualcuno rischierebbe di dimenticarmelo. Comunque in questo caso anche l'amministrazione ci ha dato una mano, avete visto i vigili erano sul percorso, l'assessore alla viabilità c'era, quelli che sono mancati per altri impegni, perché fra l'altro c'era anche un'altra manifestazione qui in Pineta Marina, domani ce n'è un'altra alla California, c'è la Gran Fondo della Mountain Bike, quindi si sono un po' strigati dappertutto e chi è venuto un grazie a tutti. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a...